Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free, nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. In apertura torniamo sulla tragedia che ha visto due veneti scomparsi nell'incendio della Grenfell Tower lo scorso mese. Da una parte la padovana Gloria Trevisana, dall'altra l'architetto Marco Gottardi, entrambi 27enni, una classe di differenza tra Gloria ed Marco. Entrambi si erano conosciuti, appunto, e poi entrambi erano partiti per Londra. Ebbene, in quel terribile incendio dello scorso mese è stata identificata Gloria per prima la scorsa settimana, poi è arrivata la conferma attraverso il DNA anche di Marco. Da lì appunto la decisione però di effettuare poi funerali separati per consentire alle varie comunità appunto di partecipare ad entrambe le funzioni religiose. Ma facciamo il punto nel servizio di apertura del telegiornale. Marco è stato riconosciuto grazie al DNA, ora attendiamo il rientro della salma. Gianni Gottardi, il papà del 27enne di Sestrino di Livenza, deceduto a Londra nella tragedia della Grenfell Tower con la fidanzata Gloria Trevisana, ha ricevuto la triste conferma del riconoscimento del corpo. È uno dei passaggi di questa immensa tragedia che attendavamo con trepidazione, spiega il genitore. Purtroppo ogni giorno che passa è fatto di dolore. Almeno ora abbiamo la certezza che avremo una bara su cui piangere. Il riconoscimento del corpo di Marco è avvenuto attraverso le indagini sul codice genetico del giovane veneziano. Avevamo inviato a Londra attraverso un nipote degli effetti personali, spiega Gianni Gottardi. Abbiamo mandato delle scarpe, delle ciabatte e uno spazzolino. Con ogni probabilità, però, le autorità inglesi hanno ricostruito il DNA di mio figlio attraverso degli effetti personali che hanno ritrovato nel suo ufficio. La conferma che il corpo rinvenuto nell'appartamento al 23° piano in cui viveva con Gloria è arrivata nei giorni scorsi dalla Farnesina e dal consolato, spiega ancora il genitore. Ora quindi si attende il rimpatrio della salma di Marco Gottardi per poi decidere la data del funerale che sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Sestrino. Non abbiamo nessuna conferma su quando sarà rimpatriata la salma, racconta il genitore. Ci hanno comunicato che forse sarà per la fine di questa settimana. Se ciò verrà confermato, la settimana successiva verrà quindi celebrato il funerale. Contrariamente a quanto era trapelato in precedenza, la funzione religiosa per l'addio a Marco non si terrà contemporaneamente a quella di Gloria. Gli amici hanno espresso il desiderio di poter partecipare ad entrambe le funzioni, spiega Gianni Gottardi, avendo deciso di far celebrare funerali distinti proprio per la distanza che separa la famiglia di Gloria da noi, avevamo pensato di poterli svolgere contemporaneamente. Gli amici vogliono però partecipare ad entrambi e quindi i due riti si terranno in momenti diversi. Marco Gottardi e Gloria Trevisan, laureati a pieni voti allo UAV di Venezia in architettura, da marzo vivevano a Londra dopo avevano trovato un sbocco professionale. Lo scorso mese erano rimasti intrappolati nel loro appartamento della Grenfell Tower in fiamme. Poco prima di morire avevano raccontato che in casa c'erano altre due persone che vivevano nello stesso pianerottolo, di cui non si ha più notizie, e avevano salutato i loro cari con una struggente telefonata. La cronaca ci porta a Rovigo, venerdì notte movimentato nella stazione dei treni, dove un 22enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri. I militari infatti del nucleo investigativo stavano effettuando un controllo proprio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Alla richiesta dei documenti, Johan Paul Febiri, che è un extracomunitario ed era in compagnia di un connazionale all'esterno della stazione, ha cominciato a parlare dei carabinieri in lingua inglese, chiedendo insistentemente di andare al bagno. Una richiesta dopo l'altra, talmente insistente da far pensare ai militari che nascondesse qualcos'altro nell'obiettivo. A questo punto i carabinieri hanno fatto scattare un controllo personale, trovando la droga nascosta negli slip del giovane straniero. Complessivamente sono stati sequestrati 50 grammi di marijuana divisi in due involucri. L'uomo è stato arrestato per il possesso degli stupefacenti e poi liberato in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Da Rovigo torniamo a Padova per parlare anche qui in un caso di spaccio di sostanze stupefacenti, questa volta però è sul litorale. I militari infatti della stazione di Jesolo ieri sera hanno denunciato AC, è un nigeriano classe 74 che è domiciliato a Padova, regolare sul territorio nazionale, che ha precedenti proprio per spaccio. Ebbene, la pattuglia dei carabinieri stava transitando in via Zara a Jesolo, ha notato il nigeriano che era seduto su una panchina con
con un fare sospetto, e quando infatti ha visto i carabinieri ha cercato di nascondere qualcosa sotto la stessa panchina. È stato fermato e identificato. I carabinieri hanno scoperto che aveva cercato di nascondere un involucro che conteneva 6 dosi già pronte di cocaina per essere smerciate. Sostanza è stata prontamente sequestrata. L'uomo invece è stato portato nella stazione dei carabinieri e denunciato, in attesa ora di altri accertamenti. Ora parliamo invece di qualcosa di curioso, ovvero degli oggetti che vengono persi quotidianamente nelle nostre città. Ebbene, a Padova c'è davvero moltissima merce, preziosa tra l'altro. Pensate che tra le varie cose che sono state perse c'è chi addirittura ha perso l'abito da sposa. Sentite. Va bene un mazzo di chiavi, l'ombrello, gli occhiali da sole, ma per spiegare lo smarrimento di un abito da sposa forse bisognerebbe scomodare il vecchio Freud, per il quale nessuna delle nostre azioni è mai casuale. E così magari scopriremo che la signorina in questione, a un passo dal fritto di Cossì, ha più o meno inconsciamente voluto sbarazzarsi, insieme al vestito, anche del futuro marito. In ogni caso, dopo essere rimasto oltre un anno nel magazzino dell'ufficio oggetti smarriti del comune, è finito all'asta, acquistato e quindi utilizzato da qualcun'altra più certa delle proprie scelte. In via Fra Paolo Sarpi al Civico 3 finisce infatti un po' di tutto. Il lettore immagini un oggetto qualsiasi, il più improbabile, è lì che lo troverà debitamente catalogato, accatastato per un anno a disposizione del proprietario per la riconsegna. Un magazzino dove attualmente fanno bella mostra di sé una trentina di biciclette, un paio di chitarre debitamente riposte nella loro custodia, un numero imprecisato di bagagli e zaini, e poi ovviamente i pezzi più gettonati, quelli che chiunque lascia in giro, vale a dire chiavi, ombrelli, occhiali, ma anche l'avanzare della tecnologia come telefoni cellulari, PC portatili e strumentazione elettronica varia. Più difficili da immaginare sono invece bastoni e stampelle, ma se i loro possessori li hanno usati perché senza avrebbero difficoltà a muoversi, come diavolo hanno fatto poi a lasciarli in giro e andarsene senza? Ballo a capire. Torniamo a Rovigo per parlare purtroppo di un argomento importante, e quanto importante anche purtroppo preoccupante per le famiglie. Aumentano infatti gli sfratti, diminuiscono le richieste di esecuzione dall'ufficiale giudiziario, e soprattutto resta alta la media in raffronto alle famiglie residenti, e cresce vertiginosamente il numero di chi viene cacciato perché non paga l'affitto. E questa è la fotografia che è stata scattata dall'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'Interno relativamente al 2016, in cui si analizza l'andamento delle procedure di rilascio di immobili a uso abitativo. E se a livello nazionale si conferma la riduzione degli sfratti con un meno 5,5%, che sembra inserirsi come onda lunga di un'inversione di tendenza iniziata già nel 2015 con un meno 15,7% rispetto al 2014, il Polesine al contrario fa registrare nel 2016 un aumento del 5,38% dei provvedimenti di sfratto emessi. Complessivamente si tratta di 294 casi, di cui solo 3 per finita locazione, mentre gli altri sono per motivi legati prioritariamente alla morosità. 124 solo a Rovigo, 167 nel resto della provincia. E dobbiamo purtroppo parlare anche di un decesso, una tragedia che si è consumata ad Arre, strappato alla vita il giorno dopo il 20° compleanno per una grave malattia. È deceduto sabato all'ospedale di Padova Davide Franceschi, un giovane appunto di Arre, colpito meno di un anno fa da una forma di leucemica contro la quale nulla hanno potuto i sanitari patavini che lo avevano in cura. Grande commozione nel paese dove Davide viveva con i genitori Vittorio e Patrizia, insieme poi al fratello minore. Qui aveva frequentato le scuole dell'obbligo per passare poi all'istituto professionale Manfredini di Este, terminato il quale Davide aveva trovato impiego in una pescheria del centro proprio di Este. La pesca e il calcio erano le sue grandi passioni. Nel tempo libero infatti praticava il gioco del pallone, ma ancora di più la pesca alla carpa, di cui si era rilevato un vero campione. Andiamo a sentire invece adesso come sono le condizioni meteo per le prossime ore con gli esperti del meteo.it. Aggiornamento curato da ilmeteo.it. Previsioni per martedì 11 luglio 2017. Anticiclone Caronte sempre presente sul nostro paese, ma nuovo veloce peggioramento al nord, specie sui rilievi e localmente anche in pianura. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it.
Al nord sarà buono al mattino con ampio soleggiamento. Dal pomeriggio precipitazioni localmente temporalesche sull'arco alpino e prealpino e fin verso le alte pianure. Meglio invece altrove, fenomeni comunque in cessazione entro la nottata. Al centro nessuna novità, tantissimo sole come nei giorni scorsi, cielo del tutto sereno e limpido su tutti i settori delle nostre regioni. Anche al sud situazione del tutto immutata, tutto sole ovunque, cielo sgombro da nubi sulle regioni peninsulari e anche sulla Sicilia. I venti saranno deboli o solo localmente moderati e in prevalenza meridionali. Concludiamo con le temperature. Le minime risultano essere comprese tra i 15 e i 26 gradi su tutte le nostre regioni. Farà molto caldo di giorno, prevediamo infatti fino a 37 gradi al nord, 36 gradi al centro e punte addirittura di 40 gradi al sud. Per ora è tutto, ma cliccate mi piace sulla pagina ufficiale di Facebook de ilmeteo.it per rimanere sempre aggiornati. Arrivederci! Grazie agli esperti del Meteo.it, noi ci fermiamo adesso con l'edizione di Padova e Rovigo, telespettatori di Prima Free. Ci ritroveremo con le altre news, continuate a seguirci, continuate a stare con noi. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi della rete. A risentirci dunque alla prossima edizione.